Durante la settimana santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione di riti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna. Passa a Tiscali Mobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 € al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Le risposte che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti protegge in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione, leggere le condizioni e set informativo su realemutua.it. Tu più Reale Mutua, your next level. Ehi, le risposte che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti protegge in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione, leggere le condizioni e set informativo su realemutua.it. Non avevi capito.
sembra un po' sfigatello fisicamente. Aspetta. No, è giusto, giusto. Ah, è già qui. Buonasera a tutti dalla palestra Luca Simola di Sassari, o la palestra Bunker come viene chiamata dagli addetti ai lavori. La prima partita dei quarti di finale del campionato di Serie C, quarti playoff per cercare di arrivare a quel primo posto, a quella prima posizione che consente di vincere la finale playoff e poi di salire di categoria. C'è una grandissima concorrenza, ci sono due squadre molto forti che partono con i favori del pronostico, che sono Sennori e Ferrini Cagliari, che potrebbero quarto, che potrebbe essere nel tabellone di questo quarto di finale, che vede il derby di Sassari tra Torres. Sono cresciuti nella Dinamo. Accanto a noi ci sarà il responsabile del settore giovanile tecnico Peppe Mulas, che ovviamente conosce tutti questi ragazzi, conosce anche gli avversari che poi andremo man mano a conoscere, da Pugioni, che è molto interessante, quasi 18 punti di media, Serra, che è un giocatore che ha vissuto tante stagioni, adesso lui classe 89 mi sembra, 88-89, è uno che viaggia oltre 15 punti di media, buon tiro da 3 punti, giocatore molto esperto, e squadra che ha perso due volte nella regular season con la Dinamo, ma una volta di 2 7-8 7-6, una volta 7-3 8-1 al ritorno. Dinamo che è sempre stata avanti di 18-20 punti, poi si è fatta rimontare, ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per riuscire a vincere l'incontro. Partirà dalla panchina, no, parte invece in quintetto Riccardo Pisano, che ha avuto qualche problema di infortunio. C'è Biocchini in quintetto con Dore, con Raffo, se non vado, e con Nicola Pisano, che è il lungo, che è il numero 5, che è l'altro Pisano. Dall'altra parte abbiamo detto, guardate il numero 5 che è Pugioni, veramente molto interessante. C'è Serra, c'è Gianni Carta, che è uno degli ex, non ci sono più Spano e Gianni Carta nella squadra di partenza della Dinamo. Gianni Carta che poi è passato al Sant'Orsola. Poi c'è De Sole, che è una combo, c'è il numero 33, c'è poi tra gli altri che parte da panchina Scanu Manunta, e staremo a vedere poi durante il corso del match quali potranno essere, diciamo così, risvolti. Coach, una partita innanzitutto bella di Serie C, ritorniamo nel cuore delle minors, un derby sentito ai ragazzi della Dinamo contro Sant'Orsola, per provare ad andarsi poi a giocare le semifinali con una delle big. Tra l'altro la Dinamo Academy, che è l'altra squadra di Antonio Mura, giocherà contro Sennori, prima ottava, una delle grandi favorite, la squadra di Giri Ubalek, che appunto cerca di arrivare fino in fondo. È sicuramente una partita interessante, perché anche il Sant'Orsola ha ringiovanito molto quest'anno, e quindi sarà una partita sicuramente interessante e ce la godremo tutta. Riccardo Pisano che gioca da playmaker, Dore che è la guardia che esce dai blocchi, è consegnato subito Flair in allontanamento per giocarsi il gioco 2 con Nicola Pisano. Si chiude bene la difesa del Sant'Orsola, è pronto già a partire in campo aperto Gianni Carta, che però perde il primo pallone della partita con Biolchini, che serve molto bene Dore, che spara da 3 punti, prima bomba corta. Subito si parte ad alto ritmo e si vede come in questa categoria uno come Dore non devi lasciargli mezzo metro, anche se ha sbagliato, però classico streaky shooter se ce n'è uno. Assolutamente sì, poi è un giocatore che chiaramente inizia quest'anno sempre le partite tirando tantissimo, e inizio partita è sempre devastante. Qua vediamo un post basso di Yuri, però ancora sono un po' tesi ragazzi, li vedo molto tesi. Come in tutte le competizioni non conta la categoria, ma conta il peso di essere terza contro sesta, comunque un derby, comunque un quarto di finale playoff del campionato di Serie C. Torres che ha chiuso 12-7 in stagione regolare, Sant'Orsola 8-11, due derby alla fine tirati, che aveva dominato la Torres, ma poi che il Sant'Orsola è stata brava a riaprire. Pisano uno contro uno, chiude bene la difesa del Sant'Orsola, che è partita difensivamente molto aggressiva, però arriva la bomba di Nicola Pisano.
con il primo urlo, anche il trash talking anche nelle minors. Assolutamente sì, no, poi Nicola è un giocatore che ha molto temperamento, sicuramente gliele fa sentire le cose. Poi Nicola è chiaramente in questo momento qua, anche se ha 23 anni, è il giocatore più anziano della squadra, quindi è la chioccia di questo gruppo. Infatti stiamo parlando di un senior di 23 anni che parte uno contro uno, va a prendere il fallo perché è un 5 dinamico, un 5 che ha temperamento, l'abbiamo visto anche prima della partita, scambiare due parole con i dirigenti, ha detto non ho un mezzo problema, ma non mi interessa, oggi voglio vincere, romperli come si dice i cosiddetti, e riuscire a vincere gara 1. È partito con la bomba che ha sbloccato la partita. Dall'altra parte Pugioni, prima uscendo dai blocchi con un tiro pulito, lo ha sbagliato. Pisano uno contro uno, lo abbraccano con grande veemenza per non lasciargli lo spazio per poter guardare o attaccare. Diciamo che tutte e due le squadre, diciamo che non disdegnano le mani addosso, è così, mettono le mani addosso. Giustamente, come deve essere un playoff, come deve essere un derby, nessuno ci sta a perdere, nessuno ci sta a fare brutte figure. Ancora Pisano, bravissimo questa volta a partire, a fintare il tiro a tre punti, però perde il pallone sullo scarico dall'altra parte del Sole, stoppato da Pisano che mette a segno la prima stoppata della partita. Giustamente coach, tra l'altro, Antonio Carlini, che fa parte dello staff di Markovic in Serie A insieme al vice Arnaldo Della Ca. Un ricordo anche ovviamente a chi non c'è più e che avrebbe potuto esserci oggi in panchina contro Senior, ovvero Giancarlo Salteri, che tutti ricordiamo con grande affetto e che sarebbe stato orgoglioso di vedere le due squadre ai playoff, soprattutto la sua, la Dinamo Academy, che ha fatto tanto per arrivare ai playoff dopo tante difficoltà, tra cui anche la perdita del nostro Giancarlo. Assolutamente sì, oggi mi emoziona sentire parlare di Giancarlo, che veramente ci metteva l'anima e una passione enorme. Oggi la starà guardando da dove sarà. Primo tiro sbagliato anche di Andrea Serra, primi due minuti senza canestro da parte di Sant'Orso. Adesso Pisano, arrabbiato per lo sfondamento che ha subito in partenza, attacca con grande forza, lui che si allena praticamente sempre con la Serie A, che ha avuto un infortunio nelle ultime tre settimane, tra l'altro sotto i nostri occhi in un allenamento appunto con la squadra di coach Markovic, ha recuperato proprio per questo playoff. Giocatore che è fisicamente cresciuto tantissimo, che ha fatto una bellissima Next Generation, tra l'altro un'esperienza bellissima che la Dinamo può vivere essendo squadra di Serie A, e non è da tutti perché è l'unico settore giovanile in Sardegna che può avere la fortuna di poter giocare Next Generation. Tra l'altro, per come è andata a finire, la Dinamo avrebbe potuto addirittura arrivare alle Final Eight, perché Brescia poi è arrivata quasi fino in fondo, la Dinamo ha perso di 2 da Brescia, la partita in pratica che ha cambiato tutto il girone. Ma ritorniamo in cronaca, 5-0 per la Dinamo in questo inizio, con i due liberi segnati da Pisano, apre il fuoco Pugioni da tre punti, i 18 punti di media quasi, si alza Arnaldo Della Ca, dice almeno la mano mettercela, perché questo è uno che fa canestro. Lui sì, dà una facilità di tiro impressionante, ecco qua un altro che ha facilità di tiro, che però è Raffo che prende un rimbalzo come con la sua energia. Raffo è un giocatore impressionante per questo livello qua e per l'energia che mette. La Dinamo sbaglia tanto da tre punti, non ha ancora fatto canestro, però sulle 50-50 balls, Raffo, ovvero sulle palle vaganti, sulle palle sui rimbalzi offensivi, Raffo è sempre presente. Raffo assolutamente ha fatto una Next Generation quest'anno con giocatori che gli davano 10-15 centimetri e lui col sorriso ci guardava e diceva e lui andava dentro con questi qua e alla fine gli toccava sempre, come qua, cioè due possessi in più per merito solamente suo. È un giocatore fondamentale, sono giocatori che sono di grande energia, che sono assolutamente fondamentali in una squadra. Anche il coach del Sant'Orso l'ha detto, se lo tagliamo fuori una volta magari una palla la riusciamo a prendere anche noi. Gianni Carta, adesso Pugioni con la palla addirittura del pareggio o del possibile sorpasso in questo primo quarto inizio partita. Gianni Carta raddoppiato molto bene, perde il pallone, lo recupera Dore, viene raddoppiato Gianni Carta che non si vede, adesso Dore perde il contatto col pallone, alcuni errori, Pugioni dall'altra parte da due punti, 5 in fila di Pugioni, che sembra giocare una finale playoff o un quarto di finale playoff come una partita tra amici al campetto. Mette 5 di fila, sblocca la situazione, si vede come la tensione e l'importanza del match.
giochino un brutto scherzo, soprattutto nelle palle perse, comunque nelle palle che non senti come in una partita di campionato. Hai detto bene tu prima, la Dinamo, la Torres, queste le pareti di campionato, è sempre andata avanti di tanto, però siccome il Santos ha proprio una squadra, non è un giocatore, è una squadra di striscia, e Puggioni è il giocatore più importante di una squadra di striscia, quindi possono fare parziali e recuperare facilmente. Dinamo adesso un po' sotto ritmo a perdere il pallone, Scanumanunta va dentro, Gianni Carta vuole correggere a rimbalzo, subisce fallo, prima giocata di energia del Sant'Orso la rimbalzo, ma troppo molle la circolazione di palla dalla Dinamo dall'altra parte, passaggio telefonato, Puggioni non gli sembrava vero di portare via il pallone. Sì, perché la Torres ha questo problema qua, ha un problema che i nostri ragazzi molto, a volte vanno proprio giù down di testa, e quei momenti là è chiaro che non gli riesce più nulla, che magari tre minuti prima gli riusciva tutto facilissimo. Fancello ha fatto un post up, è molto buono, è migliorato tantissimo questo ragazzo qua in questi ultimi due anni. Tu pensi che io qualche anno fa allenavo da un'altra parte e lo trovavo nel gruppo B del Sant'Orso nel 19, e quindi oggi, e invece oggi lo vediamo è in quintetto base nella prima squadra del Sant'Orsola come un giocatore molto importante, tecnicamente è migliorato tantissimo, clamorosamente somigliante anche a Schermadini. Bravissimo. Schermadini della Serie C, Schermadini della Serie C. Pisano guadagna due tiri liberi perché Puggioni commette il fallo e Sant'Orsola è già in bonus, e quindi due tiri liberi per Riccardo Pisano che risbloccano la Dinamo dopo il 5-0 iniziale, al pareggio firmato da Luca Puggioni con i primi 5 di striscia del Sant'Orsola, che prova a mettere completamente in questa partita. Gianni Carta, Serra, Scanumanunta, Fancello e Puggioni ovviamente da playmaker per Sant'Orsola. Serra prova ad andare in post basso contro Raffo che è un osso duro, però buca l'anticipo e quello non lo puoi concedere, perché se non c'è lato debole, se buchi l'anticipo poi prendi canestro automatico, tra l'altro con due falli di squadra, errore tra virgolette di voglia da parte di Raffo. Sì, oltretutto il Sant'Orsola ha fatto un cambio, nel senso che ha levato il suo playmaker e ha messo Scanumanunta come esterno, e quindi Puggioni adesso ce la palla in mano dall'inizio, mentre prima giocava da guardia d'esterno, adesso ce la palla in mano dall'inizio, e vediamo come andrà la situazione. Ancora Serro cercato in post basso, adesso tiro cadendo indietro, si accontenta del fade away sbagliato senza attaccare Raffo. Dall'altra parte abbiamo visto un palleggio, arresto e tiro di estremo facilità di Dore. Adesso Pisano bravissimo a servire Raffo, che chiede anche il fallo, però la Dinamo, se può correre, andare in transizione, può creare il parziale. Adesso è pronto ad entrare anche Stefano Piredda, che è uno dei giocatori fondamentali della squadra. Raffo, se c'è un giocatore, mamma mia, di grande temperamento e carattere, ogni azione la vive come se fosse l'ultima azione della partita. Ti dico una cosa, io oggi non vorrei essere Andrea Serra, perché sarà un mal di testa per Andrea contro Raffo tutta la partita, che starà là con un'energia che veramente sarà spero per lui e per noi chiaramente, ma sicuramente una brutta mezz'ora. Bravissimo il fischio dell'arbitro Donna, perché c'è l'infrazione di passi assolutamente giusta da parte di Raffo, che fa un passo in più. Io sono d'accordo con la decisione, perché è giusto l'infrazione di passi. E adesso palla recuperata dal Sant'Orsola con Puggioni, Scanumanunta per la rimessa, pronto è uscito Biolchini in precedenza, è entrato Piredda, ancora Nicola Pisano da 5, Raffo da 4. C'è anche ovviamente Pisano e Dore sul perimetro, con Pisano che gioca proprio da playmaker, come dovrebbe crescere, come dovrebbe esserlo poi anche in un campionato più importante, magari quello Serie C, a cui gli auguriamo di poter magari provare ed arrivare. Adesso 11-7 per la Dinamo, primo metà del primo quarto andata con la palla persa da parte di Raffo, che carico mille, sta parlando con Serra sorridendo, anche bello vedere gesti o comunque di sportività o di rispetto tra i vari giocatori, anche perché Raffo, ripeto, grandissimo temperamento contro Andrea Serra, che è un giocatore che ha tantissima esperienza in questo tipo di campionati, questo tipo di partite, ha tecnica, tiro, è un giocatore comunque che ha talento, e Raffo cerca ovviamente di metterla sull'energia, sulla voglia
come diceva prima Peppe, giocatore che quando sei in una squadra con Pisano, con Dore, con Stefano Piredda, con giocatori che comunque hanno talento, hanno possibilità di far canestro, avere un giocatore come Raffo diventa quasi imprescindibile. Con una cosa in più, Edoardo tira quando proprio non ne può fare a meno, quindi è un giocatore che gioca 25-30 minuti, che mette tantissima energia e che non pretende mai di tirare, e quindi questo fa felici tutti. È bello vedere anche in un derby Riccardo Pisano che scherza con Pugioni, per farvi capire anche la differenza di un giocatore che si allena con la Serie A e di un giocatore che viaggia 18 punti in Serie C, che è bravissimo e che comunque ha talento, che è interessante come Pugioni. È il doppio fisicamente Riccardo Pisano, e stiamo parlando di un ragazzo che non è sicuramente nato grosso, che è Riccardo Pisano, ma si è costruito gli allenamenti con la Serie A, le preparazioni con preparatori di Serie A, comunque con il grande lavoro. Adesso lo vediamo marcare playmaker, e ripeto, Pugioni è un ragazzo di assoluto talento che fa quasi 18 in Serie C e vanno fatti, però la taglia poi per arrivare ad alto livello è diversa. Adesso si mangia un canestro Scanumanunta, si buttano tutti sulla palla, tra l'altro Raffo che guadagna due tiri liberi, è entrato perché il Sant'Orsola in questo caso qua si fa ingolosire dalla palla, però è in bonus. Sarabbia anche il coach perché dice questi sono falli un pochettino veniali anche da fischiare. Allora è entrato un giocatore molto interessante per il Sant'Orsola, che è Guglie, che è un ragazzo del 2004, che anche lui sino all'anno scorso non era un giocatore importante, non era neanche minimamente un giocatore di rotazione in Serie C, e invece quest'anno sta trovando minuti. Chiaramente pesa poco, però gioca da lungo, però è molto sguisciante, molto dinamico, esatto. Uno su due per Raffo, che segna il secondo, però riporta al massimo vantaggio eguagliato la Dinamo Seth Torres, Dinamo Academy, su 12-7 dopo il 5-0 iniziale e il contro break firmato da solo da Pugioni. Aveva esplorato anche il post basso il Sant'Orsola con Serra per attaccare Raffo, poi adesso vediamo Serra uscire invece per attaccare. Bella palla per il proprio numero 2 di cui parlavamo qui e di cui parlavamo in precedenza. Bella palla di Serra e bella mano, bel tocco da parte del lungo del Sant'Orsola. Perché qui là per i neofiti sarebbero tiri facili, non sono facili per nulla, perché poi sono tiri che devi avere tocco e poi Pastrelli per metterli. Un po' fuori ritmo il tiro di Stefano Piredda, anche se costruito bene, ma un po' fuori dal contesto, un po' forzato. Dall'altra parte attacca tutto a Scanumanunta, che ha le gambe sicuramente e l'atletismo non da Serie C. Guadagna due tiri liberi perché è in azione di tiro assolutamente corretto. Esce Pisano, secondo fallo di Pisano, che è la prima mini brutta notizia per coach Antonio Carlini. Entra Marco Piredda, che è altro giocatore che anche nelle partite importanti, anche in Next Generation, abbiamo visto tante volte andare oltre i propri limiti, nel senso fare partite molto più belle di quello che magari si chiedeva all'inizio, avendo altri giocatori intorno molto importanti. Adesso Scanumanunta realizza il primo, ma il Sant'Orsola è quasi come una squadra veramente che dà l'idea di dire: se te la porti al 40esimo rischi di perdere, o la vinci prima o se no rischi di perderla. Bravissimo, questo è proprio questo, cioè il loro obiettivo è proprio quello là, arrivare nei momenti decisivi, perché i nostri ragazzi poi ultimamente hanno proprio un problema con le partite punto a punto. Dobbiamo essere onesti, le abbiamo quasi tutte perse ultimamente, le partite punto a punto, e quindi gli altri lo sanno e vogliono portarci là. Cerchiamo di essere ovviamente il più onesti possibile, come in precedenza secondo noi ci stava i passi di Raffo, infrazione di passi anche da questa parte secondo me il giocatore del Sant'Orsola sulla ricezione e sulla pressione. Dore si sta un po' accontentando fino a questo momento, non una grandissima, al di là del palleggio resto tiro, non una grandissima partita a livello di impatto nel quarto di finale da parte di Dore. E Sant'Orsola che possesso dopo possesso ritorna lì ad avere ancora il tiro libero con Pugioni del 12 pari, sbaglia il primo che non è da lui, segna il secondo, 12 pari, pronto a entrare anche Bergolt al posto di Serra nel Sant'Orsola. Allora sul discorso di Alessandro ti dico, secondo me Alessandro forse è un po' nervoso perché l'ultima partita che abbiamo perso qua lui ha fatto diciamo che degli errori nel finale, quindi è un po' nervoso, però vediamo un po' adesso. No, è ancora chiuso per lui e il canestro. Io da ex allenatore che sono partito nelle minors sono innamorato di Edoardo Raffo, perché
ha preso un altro rimbalzo offensivo, prima Pisano bravissimo a creare il tiro aperto per Dore che ha sbagliato anche quello, non lo sbaglia invece Bergold appena entrato, il timeout di Antonio Carlini che viene arrabbiato ed è pronto a entrare anche un allievo di coach Pepe Mulas, quel Vargiu che poi vi racconteremo la storia magari anche nei post sui social della Dinamo nelle nei prossimi giorni, 9 su 10 da 3 nell'ultima partita di campionato, ripeto come diceva il coach prima, il 9 su 10 da 3 va fatto in una partita tra l'altro tirata, non una partita da 100 a 20, e quindi è impressionante come un ragazzo possa fare 9 su 10 da 3 in un campionato anche giovanile, però la notizia è che 7-0 di parziale del Sant'Orsola, 15-12, Carlini arrabbiato con due falli di Pisano e costretto a chiamare time out perché la sua squadra giocando così oggi, diciamo che per adesso non secondo oggi sino adesso male, male perché sono state delle forzature in attacco, perché la palla non si sta muovendo, ma questo è il problema della squadra tutto l'anno e probabilmente deve andare un attimino, deve avere una scarica emotiva per poi riuscire in qualche maniera a prendere fiducia. Forse da salvare fino a questo momento i due lunghi, nel senso che sia Raffo che Nicola Pisano, anche prima bravissimo ad attaccare il post basso, a servire Dore dall'altra parte con una bella palla, adesso entra Vargiu al posto di Dore con in campo i due Piredda, Marco da playmaker, Stefano o Stefano da playmaker se volete, c'è anche Vargiu, c'è come detto, c'è Raffo e Pisano che continuano a stare in campo perché in questo primo quarto, ripeto, Raffo veramente ago della bilancia in positivo, ancora Pisano ad andare ad attaccare il numero 2 del Sant'Orsola, volevano al passi la panchina del Sant'Orsola, uno contro uno di Pisano, lo scarico per Vargiu che tagliava, lui se lo aspettava nell'angolo per il tiro, non era male l'idea di Vargiu perché avrebbe schiacciato quasi da solo, peccato perché Pisano aveva letto bene la situazione. Tutti e due hanno fatto una buona lettura, però il problema è che chiaramente Daniele ha attaccato le spalle del suo difensore, quindi gli ha tagliato sulle spalle. Il passaggio l'ha fatto in automatico Pisano, quindi questa è stata la situazione. Buona difesa della Dinamo in questo caso, prima di Raffo che ha preso un colpo nelle parti al basso ventre. Bello però, continuo a vedere comunque gesti di assoluto rispetto da parte dei ragazzi, di sportività, prima Pisano con Pugioni, adesso che vanno anche i giocatori avversari a sincerarsi delle condizioni di Raffo perché ha preso un colpo al basso ventre che fa molto male e che può creare magari anche problemi a livello di respirazione. È entrato molto bene in partita Bergold, come abbiamo detto, 2004, anche se ha sbagliato l'ultimo post basso, la bomba, e Sant'Orsola che continua ad avere quello spirito che la Dinamo ha avuto nei primi 3-4 minuti grazie a Raffo e che poi via via un po' perso, favorendo il gioco di squadra e l'energia. Chiunque è entrato anche dalla panchina del Sant'Orsola ha dato un buonissimo contributo, da Guie a Bergold, a Scanu Manunta, tutti hanno dato un buonissimo contributo. Ti dico, sul discorso di prima, io non mi meraviglio che questi ragazzi qua abbiano molta sportività, sono ragazzi che si conoscono perché Sassari è piccola, quindi sono ragazzi che vanno assieme a scuola, che fanno le cose, quindi in qualche maniera secondo me è normale questa cosa qua, però è bello vederlo ed è bello rimarcarlo. Per quanto riguarda invece il discorso tecnico sulla squadra, hai perfettamente ragione, in questo momento qua alla Dinamo hanno bisogno di una scossa, vediamo chi riuscirà a dargliela e vediamo cosa succederà. Vargiu sbaglia l'idea perché Sant'Orsola si era chiuso bene in area, aveva difeso bene sul perimetro e Cabras era stato raddoppiato quasi cercando di prendere posizione forte, crossover fatto benissimo da Pugioni, questo movimento di assoluto talento perché palleggio crossover in mezzo alle gambe, separazione e tiro, voleva anche la rimessa Pugioni. Adesso c'è grande carica, c'è grande energia e siamo a 9-0 da parte del Sant'Orsola. Esatto, non c'è instant replay che si può chiedere, né challenge. Piredda va dentro con una palla molto importante, sbaglia, adesso c'è rottura prolungatissima per la Dinamo che rischia di prendere contropiede dall'altra parte, sbaglia il canestro del più 7 del Sant'Orsola che però è 9-0 di parziale aperto. La Dinamo che ha abbassato il quintetto mettendo Biolchini da 4. E adesso abbiamo Cabras che è entrato da 5 e Biolchini da 4.
l'altro Biocchini che può tirare da tre punti, il ragazzo che ha forse nel tiro da tre punti proprio la sua arma migliore. Adesso Piredda, adesso Vargio che non si prende il tiro, non lo vuole forzare, se lo... eccolo qua, Biocchini a tre punti importante, lo sbaglia con una parabola un po' costruita, non sentendo benissimo il tiro, fallo di Stefano Piredda. Ed è un fallo pesante perché va in bonus due tiri, però mi sembra che sia stato usato lo stesso metro da una parte e dall'altra, perché in precedenza Carlini si lamenta del fallo un po' veniale, però era stato fischiato lo stesso nei primi 5 minuti anche, sì, a Sant'Orsola. Sì, adesso sugli arbitri non si può dire nulla. Sul discorso invece qua Vargiu sicuramente, secondo me è molto teso, un ragazzo di 16 anni e che quindi... E anche in altre partite, diciamo che non è entrato con l'idea di forzare il tiro, di prenderli. E questo è buono per un ragazzo giovane, sai, che riconosca il fatto che in qualche maniera prima devono entrare in partita i suoi compagni di squadra. Aveva messo una bomba dall'angolo, ma ha pestato la linea, come succede spesso, purtroppo la classica linea maledetta, la chiamo, perché hanno arretrato la linea da tre punti, però il campo è rimasto uguale e quindi con i giocatori con il 45 oltre di piede si rischia sempre di pestare la riga. Adesso Sant'Orsola addirittura con la palla per andare a più 8, più 9 in questo primo quarto. È entrato Jekusai. Esatto, che 2008 ha un altro giovane che gioca comunque minuti importanti nel Sant'Orsola. Adesso la Dinamo deve assolutamente muoversi da 4 a 12 perché è in rottura prolungatissima in questo primo quarto. Biocchini, bel palleggero, questo tiro sbagliato, Vargio va a rimbalzo offensivo perché si zona molto Sant'Orsola per evitare l'uno contro uno. Stoppata di Guie, fatta molto bene, pulita ai danni di Marco Piredda, vuole un tiro solo il coach del Sant'Orsola, giustamente, perché vuole andare fino in fondo. Uno contro uno di Bergolt, lo step back cadendo indietro, tiro costruito male perché il Sant'Orsola aveva il tempo di finirlo, però suona quasi il gong del fine round che per la Dinamo è quasi come una boccata d'ossigeno perché è in rottura prolungata, era 12 a 5, 4 e mezzo dalla fine, 18-12 meritatamente per il Sant'Orsola, mi sento di dire, in questo primo quarto. Assolutamente sì, la partita insieme adesso l'ha fatta il Sant'Orsola e c'è tanto nervosismo e come vedi adesso addirittura Arnaldo della CA, il vice, è dovuto andare a prendere un giocatore che stava lamentandosi con gli arbitri. Detto questo, è un problema, i ragazzi giovani devono capire che lamentarsi con gli arbitri è sempre un alibi che si danno, che va tolto. Sì, perché poi tra l'altro la penetrazione in precedenza di Marco Piredda era assolutamente buona, la stoppata del lungo del Sant'Orsola, quindi nessuna recriminazione da poter dare contro gli arbitri perché stoppata pulitissima l'andamento, adesso che Pepe Mulas ha applicazione anche con statistiche, con andamento della partita, Sant'Orsola è cresciuto minuto dopo minuto, noi magari possiamo andare anche un minuto in pubblicità e poi torniamo subito per il secondo quarto. Durante la Settimana Santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione di riti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna. Passa a Tiscali Mobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Ovviamente grazie alla produzione di Directa Sport, secondo quarto su Dinamo TV di quarti di finale, playoff di Serie C, gara 1, il derby tra Dinamo Academy, Sef Torres, questo non è fallo, è l'unica volta in cui stavolta non era fallo,
onestamente, perché non ha toccato la testa come indicato l'arbitro, ma come sbagliano i giocatori possono sbagliare tranquillamente anche gli arbitri. Fino adesso sono stati tra l'altro bravissimi. Esce Piredda al rientradore e rischia anche il fallo tecnico, perché manda quel paese pubblicamente anche un pochettino l'arbitro, che ripetiamo può sbagliare. Il fallo ha visto un tocco sulla testa mentre andava a stoppare il giocatore a Bergolt, che forse è stato il migliore a livello di impatto dalla panchina per quanto riguarda Sant'Orsola, e sbagliano il tiro libero, qualche tiro libero perso dal Sant'Orsola, però 18-12, ripetiamo 9-0 di parziale aperto dopo la fine del primo quarto. E Dinamo Seftores in grande difficoltà nella seconda parte del primo quarto, adesso 0-2 che può pesare, ma come detto recupera con un po' di fortuna Dinamo. Adesso le 50-50 balls, il Sant'Orsola è molto presente e Cavalas vuole subito attaccare. E ti dico da coach Peppe che se tu protesti ogni azione vai poca strada, al di là che se hai ragione o no, ma fai poca strada. Questo è il problema della Torres tutto l'anno. Questo è il problema della Torres tutto l'anno, che ogni palla, ogni fischio è una protesta, e questo è un problema di questi ragazzi qua che non siamo riusciti a colmare. È giusta la rimessa per il Sant'Orsola, mi sembrava un po' un'infrazione di passi quella in precedenza da parte di Scanu Manunta. Come detto, Sant'Orsola più squadra fino a questo momento, nessuna protesta tra l'altro, a parte un paio di volte l'allenatore, ma molto concentrati sul loro piano partita, molto concentrati su quello che devono fare, al di là delle occasioni dei tiri liberi sbagliati. Guarda come vanno a rimbalzo, 1, 2, 3, le toccano tutte. Tra l'altro è fuori raffo, e quindi questo è anche un problema per la Torres. Assolutamente, noi stiamo giocando piccoli in questo momento qua, con un 4 non di ruolo, e chiaramente la scossa, come ti dicevo, la può dare, spero, questo ragazzo qua. Bargiu con la bomba, che prima aveva segnato ma con il piede pestato, adesso la segna con grande facilità e rimette in carreggiata la Seftoria di Dinamo Academy. Sant'Orsola che adesso attacca bene, Scanu Manunta crea la separazione. Bella palla. Considerato che in questo momento qua loro... Pugioni è fuori tra l'altro. Sì, no, ma loro hanno, e Serra anche. Hanno in questo momento qua completamente il loro secondo quintetto, perché non c'è nessuno di questi qua che è partito in quintetto. Sta entrando adesso di nuovo Pugioni. Sta entrando di nuovo Pugioni, che ha segnato 6 punti se non vado a memoria, perché ha segnato i primi 5 e poi un tiro libero. E quindi aveva contribuito, 8, aveva contribuito a sbloccare la situazione in casa del Sant'Orsola. Esce Giacusa, rientra Pugioni, che deve essere per forza uno dei protagonisti del Sant'Orsola se Sant'Orsola vuole vincere questa partita, gara 1 dei quarti di finale playoff. Tra una settimana gara 2 ovviamente si giocherà sempre qua, il Sant'Orsola sarà in casa, ma poco cambia. No, cambierà per noi, perché è probabile che do la notizia a tutti quanti i tifosi, proprio il Sanodore, che è stato in tiri liberi, non sarà della partita, perché andrà in prestito con Dertona a fare un torneo importantissimo, e quindi dal 27 all'1 Alessandro Dore non sarà della partita. Quindi una bella notizia per lui, ovviamente una vetrina di prestigio per un ragazzo della Dinamo, però una pedina in meno per Antonio Carlini per la partita di ritorno. Maggior ragione diventa ancora più importante questa gara 1. Adesso mini sprazzo della Dinamo, Cabras bravo a servire Bargiu, ma gli arriva un brutto pallone, non può replicare il tiro da 3 punti in precedenza. Dore vuole attaccare uno contro uno, tiene benissimo il difensore del Sant'Orsola, che poi attacca dall'altra parte uno contro uno. E Guie, mamma mia che partita fino a questo momento per il 2004 del Sant'Orsola. Assolutamente sì, è una partita dove i nostri giocatori non stanno scalando, Cabras è andato ad aiutare, ma in questo momento qua poi non riusciamo a coprire con gli altri. Continua a forzare e a trovare tiri un po' strani Dore, che non riesce a trovare feeling con la partita. Adesso dall'altra parte si arrabbia anche Piredda, perché vuole che il compagno passi la palla. È pronto a rientrare Pisano per Cabras, probabilmente Dinamo un po' nervoso e rottura prolungata, perché c'è il secondo fallo anche di Stefano Piredda, che si lamenta anche lui in panchina. E due tiri liberi
Antonio, di un altro giocatore, Peppe, scusami, sì, che sta facendo molto bene, manca, uscendo dalla panchina, e sia manca, sia il lungo Guie, sia Scanu Manunta, che è partito dalla panchina, si è pronto ad entrare anche Gianni Carta, una squadra che fino a questo momento ha giocato davvero di squadra, con degli errori, ma ha giocato di squadra. Ha giocato di squadra, e poi, come tu mi insegni, ormai quando tu parti da favorito, poi pensi che sia tutto facile, quando parti da sfavorito invece l'impegno lo metti sempre al 100%, cosa che invece non stanno vedendo i nostri, che non è che non si stiano impegnando, il problema è stanno, loro pensano di impegnarsi perché stanno faticando, stanno sudando, ma in realtà non stanno giocando insieme, e questo perché il loro problema è impegnarsi a giocare insieme, che non stiamo facendo in questo momento qua. Sì, molte iniziative individuali, sbagliano un altro tiro d'ore e concede. Adesso si arrabbia tutta la panchina della Torres e arriva il fallo tecnico anche per la panchina della Torres. Si alzano tutti. Sulla stoppata, moltissime proteste nei confronti degli arbitri. Esce Dore, fino a questo momento partitaccia per Alessandro Dore, che abbiamo tra l'altro ammirato tantissime volte anche alla Next Generation e anche in altre occasioni. Rientra Riccardo Pisano, che ha due falli, 6 minuti e 36, Dinamo sotto di 6 con due tiri liberi per il Sant'Orsola, che è in controllo e con l'inerzia della partita fino a questo momento, nervosismo e difficoltà per la Dinamo. Adesso ci sarà il tiro libero del tecnico più altri due tiri liberi, quindi tre tiri liberi per arrivare addirittura al possibile massimo vantaggio per il Sant'Orsola sul 23-17. Pugioni, che può quasi arrivare in doppia cifra con il tiro libero del tecnico, lo sbaglia, però stranamente aveva già sbagliato prima. Non è strano. Non è strano. No, 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 non è strano, lo conosco bene, non è così affidabile sui tiri liberi. Però tiratore del tecnico. Esatto, questo è, però non è così affidabile sui tiri liberi. Ti dico anche la sua percentuale in stagione sui tiri liberi adesso. Perché poi tra l'altro Peppe, lui aveva probabilmente perché aveva anche gli altri due tiri liberi da tirare per il fallo sulla stoppata, il coach ha dato fiducia, segna il secondo, vediamo se segna anche il terzo in fila. Sbaglia uno solo, uno su tre, però ancora un'altra palla. È una bomba di Pugioni che può fare male, sbaglia, ma altra palla recuperata dalla Sant'Orsola. È pronto a entrare l'unico giocatore che fino a questo momento ha dato alla Dinamo energia e solidità a rimbalzo. Fallo di Vargiu sul tiro a tre punti. E anche lui si adegua all'andazzo di tutti e protesta quando era un fallo nettissimo, perché si è visto da qua che ha toccato il braccio. Esce Cabras e rientra Raffo. Allora Pugioni ha il 77% ai tiri liberi, che non è una cattiva percentuale, però mi è già capitato altre volte in partita che ogni tanto li perdo. Non lo perde il primo tiro libero Bergolt, che anche lui è entrato benissimo in questa partita e realizza il secondo, ne ha tre, e addirittura Sant'Orsola che può arrivare al massimo vantaggio di più 10, davvero fino a questo momento dominando la partita, perché Dinamo che era partita 5-0, poi 12-8, parziale di 19-5 del Sant'Orsola a cavallo dei due quarti. 19-5 significa che noi adesso in 6 minuti più altri 6 su 12 minuti abbiamo fatto 5 punti. Tra l'altro con già il bonus sprecato e Sant'Orsola con un fallo, adesso Pisano va fino in fondo. Bel gioco, Riccardo che ha testa, che forse è l'unico che non protesta, perché è abituato a non protestare mai in qualsiasi, neanche quando dovesse giocare una finale playoff, e questa è sicuramente una delle qualità anche di Riccardo Pisano. Vargiu per Biolchini, per Pisano che attacca uno contro uno, voleva il fallo, si arrabbiano tutti, Raffo va a recuperare il pallone. C'è la lotta con Gianni Carta, si abbracciano dopo essersi quasi presi a botte. Perché Raffo gli è saltato proprio addosso a prendere la palla, perché Edoardo ha un'energia e ha un modo di fare che lo rende amabile per qualunque allenatore. Io penso che non ci sia allenatore al mondo che non amerebbe Edoardo. È l'unico amabile anche in questa partita, perché proprio è vitale in questo momento che Raffo rimanga dentro il campo per la Dinamo.
Pisano scarica, non vuole, per l'altro Pisano non vuole prendersi la bomba, infrazione di passi grande come una casa. Questa è un'infrazione, questo è doppio errore, perché è passi, se non è passi sono due tiri liberi e invece sono rimesse, quindi doppio errore, però ripetiamo, ci sta, sono persone umane e quindi sai cosa hai fatto, Marco? Che come c'è nervosismo da parte dello dopo staff, coinvolge anche contagi anche gli arbitri, questo nervosismo non è facile assolutamente, tra l'altro per due ragazzi giovani e per due ragazzi che comunque possono sbagliare come stanno sbagliando tantissimo i giocatori della Dinamo. Ripetiamo, in questo caso era passi, se non era passi erano due tiri liberi, non hanno dato due tiri liberi ma l'ha rimessa, una via di mezzo che non accontenta nessuno. Time out però, e time out anche per noi per un minutino sul 27-17. Eccoci, rientriamo dopo il time out 27-17, ripetiamo il parziale tutto a favore del Sant'Orsola, che ha finito sul 18-12 il primo quarto, ma era in grande rimonta perché la Dinamo era 12-8, 9-0 di parziale, poi 27 massimo vantaggio con i tiri liberi, il tiro libero di Pugioni, adesso sono rientrati anche Gianni Carta, in precedenza Andrea Serra, con Gianni Carta che addirittura andrà a fare il numero 5 probabilmente, o con Serra che marcherà il numero 5, staremo a vedere. Gianni Carta giocatore molto atletico, no, 5. E 4 e Gianni Carta, margio da 3 importante, lo sbaglia però, guarda chi c'è a rimbalzo, Raffo che sbaglia un rigore ma le tocca tutte, quindi la Dinamo può recuperare ancora il pallone. Pisano bravissimo a scaricare per Vargio che tocca ancora la riga laterale su un'altra bomba realizzata. Esce Vargio, rientra Pirezza con due falli. Ti volevo dire che oltretutto c'è un'altra cosa, un altro aspetto bellino nella partita, cioè che i due ragazzi amici di Macomer si marcano, perché Gianni Carta, in una partita giocata con due squadre sassaresi, Gianni Carta e Yuri Burchini sono due ragazzi di Macomer. Quindi c'è questa sfida nella sfida, derby e derby nel... Bravo, bravissimo Pisano Riccardo ad andare a tutto campo, il crossover anche lui fino in fondo, non va su fortissimo ma quanto basta per subire il fallo e guadagnare due tiri liberi che in questo momento sono oro colato per la Dinamo Seftoris Academy, perché ovviamente De Sole che va a fare da playmaker con Pugioni che fa la guardia come all'inizio con Serra, con Gianni Carta, Serra che da 5 può anche tirare da 3 punti, adesso si prende un tiro cadendo indietro un po' forzato, fa arrabbiare anche il proprio allenatore, però un tiro che lui si può anche prendere. Vediamo la circolazione della Dinamo, forza un tiro, forza un passaggio Pisano che non viene con il backdoor, Pugioni l'uno contro uno, gran canestro con finta Indiana Move facendo vedere la palla e poi adesso altro backdoor, si chiude bene Sant'Orsola, fallo e canestro da parte di Pisano che prova a caricare, ma sono più azioni individuali di nervosismo, esatto. Di nervosismo in senso di tensione emotiva che cerca di togliersi la Dinamo, e in precedenza però abbiamo visto un canestro bellissimo con Sant'Orsola che è arrivato addirittura ancora a più, addirittura al massimo vantaggio più 11, adesso Pisano prova a riportare la sua squadra a meno 8, è ovvio che per la squadra di Carlini finire il primo tempo vicina diventa un imperativo, perché poi più che passa il tempo più che diventi nervoso, più che devi rincorrere e più che Sant'Orsola prende grande energia. Esatto, questo è l'obiettivo della squadra di Antonio, ma soprattutto l'obiettivo è riprendere a giocare, a passarsi la palla, sono messi a zona adesso, zona 2-3 per la Dinamo, e questo è anche, siccome conosco ben Antonio, so che non ama, adesso sono parlati di nuovo uomo, una sensazione, è una cosa che hanno provato in settimana, so che è una difesa
che Antonio non ama fare, però vuol dire che si sente in qualche maniera che la squadra abbia esatto di cambiare qualcosa. È una difesa dove si è visto benissimo, adesso si parte a zona 2-3 e dopodiché, dopo un po' di passaggi, si va a uomo. Bello il primo passo di Pugioni, che prende il vantaggio, però sbaglia, se non vado errato, il quarto libero della sua partita, vado a memoria, ma ha sbagliato due tiri liberi, prima ha fatto uno su tre, ne aveva perso uno in precedenza, 2 su 5, 3 su 6, e si arrabbia, arriva in doppia cifra, però 30-21 più 9 per il Sant'Orsola, che mantiene costante il vantaggio fino a questo momento. Adesso prova anche andare ad allungare un po' la difesa il Sant'Orso, tra l'altro la palestra che Luca Simula, che si è andata a riempire praticamente in ogni ordine di posto. Pisano va fino in fondo, alza i giri del motore, c'è bisogno tantissimo delle iniziative di Riccardo Pisano. Nella partita di ritorno, nel secondo tempo, Riccardo fece 18 punti e nel primo tempo era molto silente, ma poi fece 18 nel secondo tempo. Fallo! Perché e sicuramente Antonio se lo ricorda. Adesso ci sono storie tese, abbiamo parlato fino a questo momento della sportività. Ci sono arrabbiature tra Nicola Pisano, che dice di aver preso un colpo, e Gianni Carta, che il suo allenatore invita a non guardare neanche l'avversario, per dire non cadere nella trappola di provocazione intesa dalla parte del Sant'Orsola. Dalla parte della Dinamo sembra che ci sia stato un colpo nei confronti di Nicola Pisano. Doppio fallo antisportivo, gli arbitri vengono messi tra l'altro in condizioni un po' difficili anche per arbitrare, adesso vanno anche un po' tra virgolette insieme. L'allenatore dice che ha simulato. Io comunque vengo probabilmente anche dalla Serie A, non si sentono tante parole, però sono parole forti anche da parte dell'allenatore. Ha simulato anche nei confronti dei ragazzi, cioè non è facile neanche per gli arbitri, è molto difficile. No, è molto difficile, anche perché poi il problema è anche questo, quando dici certe cose in un campo di Serie A non si sentono, qui chiaramente si sentono in maniera evidente tutte e sono ben scandite, quindi è una situazione veramente, non stanno aiutando gli arbitri a fare il loro dovere. Facciamo chiarezza, due antisportivi dati, uno da una parte e uno dall'altro, uno a Nicola Pisano sicuramente e Gianni Carta dall'altra, che però segna due tiri liberi, perché il fallo l'aveva fischiato l'arbitro, due tiri liberi che Gianni Carta realizza e riportano Sant'Orsola a più 9. Però mamma mia che partita, tensione altissima, che la Dinamo non è riuscita ancora a venirne a capo dal punto di vista. Questo era buono perché era un momento in continuità. Questo non è facile da vedere perché non lo fischiano a volte in Serie A, però ha già raccolto la palla, questo è canestro buono, ma è molto difficile da vedere dal punto di vista proprio della meccanica, anche per un arbitro giovane, assolutamente, perché giustamente chi ci segue da casa sente il fischio o dice o vede quando c'è stato il fallo, ma se il giocatore ha già raccolto la palla è continuità, anche se il fischio è venuto prima. 2 su 2 però per Pisano, che sta un po' cercando di prendere per mano i suoi compagni, Peppe, anche dal punto di vista emotivo. Ha fatto esattamente come ha fatto qua, ha dovuto iniziare a farlo già nel secondo quarto con due falli. L'altra volta nella partita di ritorno lo fece nel secondo tempo, quindi è un giocatore diciamo più equilibrato che abbiamo dal punto di vista emotivo, e quindi questo viene fuori. Ancora zona per Carlini, il taglio fatto molto bene, però adesso Pisano va a recuperare con un po' di Actor Studio il rimbalzo, questo importantissimo contropiede per Piredda, Biocchini da tre punti, importante per sbloccare la Dinamo. Time out del Sant'Orsola, le cose che dicevi, la prima transizione vera del primo tempo della Dinamo, porta i tre di Biocchini e porta un po' a scrollarsi di dosso tutta la tensione. Sai, questa è una squadra che ha dei giocatori di energia, ma soprattutto è una squadra che ha dei tiratori, cioè
Dore, Giucchini, lo stesso Riccardo Pisano, Vargio, sono tutti tiratori, ma anche Nicola Pisano è entrato la partita con una bomba da tre punti, sono tutti tiratori, e tu sei meglio di me che le squadre ricche di tiratori sono squadre che vanno strisce, perché il tiro è una cosa che va e che non va. E poi nel momento in cui tu adesso vedrai che loro fanno canestro, nel momento in cui fanno canestro difendono anche, perché l'attacco gli dà un'energia per difendere. Quando non riescono a fare canestro sono depressi, e questo se lo portano dietro anche in difesa. Chiaramente questo soprattutto con squadre di ragazzi molto giovani che non hanno quell'equilibrio che può avere un giocatore di Serie A. Faccio un esempio a caso, Kruslin sulle partite, e ultimamente quest'anno diciamo spesso non fa canestro, però la difesa la mette sempre, ma è un giocatore strutturato, un giocatore di Serie A, e la differenza è questa qua. E quindi Sant'Orsola ci vuole parlare e vuole cercare di interrompere quello che diceva Peppe di quella striscia che poteva partire, anche se molto del merito va a Riccardo Pisano nella seconda parte del quarto, perché non ha fatto sbragare la Dinamo, che rischiava di andare a uno svantaggio di 12-15 punti. Invece è riuscita a rientrare a meno 4, adesso con un minimo di inerzia, mancano ancora 3 minuti, sono tanti in questo primo tempo, e vediamo se Carlini continuerà a utilizzare la zona. È bello che a volte gli allenatori, quando gli altri chiamano un timeout, escono dalla panchina con una difesa diversa, proprio perché magari uno si è preparato nel timeout. Adesso Pisano chiede di parlare in difesa, altra palla recuperata, la zona sta un pochettino cercando di cambiare ritmo alla partita e di mettere un po' di sassolini nell'ingranaggio del Sant'Orsola, che sulle palle vaganti, sulle seconde, sui rimbalzi, a parte Raffo e su uno contro uno, aveva dominato. Adesso Raffo con una bomba importantissima da tre la sbaglia, non è propriamente il suo, però nettamente il migliore in campo fino a questo momento della Sef Torres. Era bomba molto importante. Pugioni chiama a gran voce la palla. Bergolt adesso è un po' fermo l'attacco del Sant'Orso, vediamo se inventa Pugioni, che vuole a tutti i corsi prendersi non il tiro, Fancello, nessuno si vuole prendere il tiro, se lo prende Bergolt dallo scadere da lontanissimo. Adesso Pisano fa la voce grossa con un paio di rimbalzi, Pisano bene per Biolchini che perde la layup. Ancora si lamenta perché in realtà era un possesso molto importante. E l'hanno gestito male, ma sono sempre, stiamo parlando di Riccardo Pisano, il più strutturato e più equilibrato di noi, ma sempre un ragazzo del 2005. Parlando chiaramente di un giocatore che ne ha visto tanto. E come al solito Pugioni ci riporta con i piedi per terra. Meno 7, è altro canestro di Pugioni, che già nel primo tempo è vicino alla sua media stagionale di 17-8. Pisano uno contro uno, attacca, bello scarico Pireda da tre punti, importante per rispondere, sbagliato, la palla però finisce nelle mani di Miolchini, Pisano per l'altro Pisano, adesso canestro facile. La Dinamo si è un po' sbloccata a livello di fluidità, però dall'altra parte ha costruito bene il Sant'Orso al tiro a tre punti di Pugioni con la zona, pronto ad entrare Dore, che non ha propriamente la faccia di chi vuole girare il primo tempo, molto deluso dal suo di primo tempo fino a questo momento. Lui è importantissimo per la Dinamo, difende bene Pisano, adesso difende bene la Dinamo, non c'è, c'era il canestro in teoria buono, lo scadere dei 24, ma non segnato. Biolchini voleva forse la palla, vediamo se la danno a Raffo in post basso. Pisano l'uno contro uno contro Fancello, va fine in fondo, un po' da giocatore, da midfielder del rugby, esatto. Va a testa bassa uno contro uno, fallo un po' regalato. Oltretutto secondo me in quella stazione là bisognava esplorare Raffo contro Pugioni, anche perché sai Pugioni esatto, bravissimo, è un giocatore che va attaccato per fargli spendere falli, e quello sarebbe stato molto importante. Però come ti dicevo, la squadra è giovane e chiaramente certe letture non sono facili, non vengono automatiche. Non è facile leggere neanche in Serie A, lo vediamo spesso tante volte nelle situazioni, soprattutto sui cambi quando cerchi di avere il mismatch, il vantaggio. Pisano sbaglia il primo tiro libero, Dinamo che prova a rientrare completamente nella partita ma non riesce a riavvicinarsi definitivamente al Sant'Orsola. Pisano che comunque, al di là dell'episodio con Gianni Carta in precedenza, ha tirato giù 2-3 rimbalzi di fila, è ritornato dentro la partita a livello emotivo. Arrivano anche messaggi da Trento
di nostri amici che stanno guardando la partita, ovviamente dei giovani della Dinamo, dei ragazzi che sono già nel giro della Serie A, ovviamente, che si allenano con la Serie A. È rientrato Dore, c'è in campo Riccardo Pisano, Raffo, che per questa squadra fino a questo momento è imprescindibile per la sua energia, per la sua capacità di andare a rimbalzo, di toccarla tutte, anche perché Santorso l'ha fatto il break proprio avendo quell'energia con Guie, con Bergolt, con i ragazzi della panchina, Antre, con Scanu Manunta, che adesso è ritornato in campo. Adesso ancora Puggioni, che è il più talentuoso del Sant'Orsola, attacca uno contro uno, si tiene fisicamente, bel movimento, c'è Fancello, bravo rimbalzo, forse subisce fallo, non c'è fallo, c'è rimbalzo stavolta di Pisano. Primo passo di Puggioni comunque di alto livello, perché due razzi sotto i piedi nell'attaccare uno contro uno. Adesso Pisano vuole attaccare gli ultimi 8 secondi dell'azione, bravo a servire Dore per Piredda, che finta il tiro da 3 punti, va in bocca alla difesa, sbaglia, proprio questa è sbagliata come scelta. Finisce il primo tempo 3-5-3-1, parte 5-0, 12-8 la Dinamo, poi break del Sant'Orsola 18-12 primo quarto, arriva fino al più 11, poi rimonta della Dinamo con Riccardo Pisano, con Raffo e con qualche giocata di intensità come la bomba di Biolchini, ma Sant'Orsola fino a questo momento, coach, che di squadra ha meritato forse il vantaggio, anzi senza il forse. No, senza il forse. Se c'è una cosa che ha giocato meglio sino adesso è chiaramente il Sant'Orsola, quindi è indubbio che abbia meritato il Sant'Orsola, però c'è tutto il secondo tempo da giocare, e anche nella partita della gara di ritorno nel secondo tempo la Dinamo ha la Torres Dinamo, è la stessa famiglia, Sef Torres Dinamo Camry, ha saputo reagire. Vediamo adesso cosa succederà. Time out per noi con la nostra produzione di Directa Sport, perfetta, andiamo in pubblicità, torniamo per il secondo tempo. Durante la Settimana Santa l'isola si avvolge di mistero nella tradizione di riti tramandati di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna. Passa a Tiscal Immobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 € al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Ehi, le risposte che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti proteggi in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione, leggere le condizioni e set informativo su realemutua.it. Tu più Reale Mutua. Your next level. Ehi, le risposte che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti proteggi in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione, leggere le condizioni e set informativo su realemutua.it. Tu più Reale Mutua. Your next level. Thank you.
Durante la Settimana Santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione di riti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna. Passa a Tiscal Immobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 € al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Passa a Tiscal Immobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 € al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti protegge in caso di furto d'identità e truffe online. Prima della sottoscrizione leggere le condizioni e set informativo su realemutua.it. Tu più Reale Mutua, your next level. You've got dreams, might even be something big. Imagine what you could do with the right solutions. Secured against evolving threats and set up to make the right decisions faster. At Acrisure, we help protect and grow everything you've worked so hard to build. We are the brightest people using the best of technology. We are an extraordinary advantage for you. We are Acrisure. Eccoci ancora dalla palestra Luca Simula di Sassari, secondi 20 minuti del derby, gara 1 dei quarti di finale
playoff del campionato di Serie C, la terza contro la sesta, derbissimo. Giocano tra l'altro nella stessa palestra le partite in casa, Dinamo Sef Torres Academy e Sant'Orsola, che parte benissimo nel secondo tempo. Pugioni, Gianni Carta, De Sole, Serra in campo per il Sant'Orsola. Dicevamo, una delle chiavi, attaccare Pugioni uno contro uno, perché il miglior marcatore, il miglior giocatore del Sant'Orsola dal punto di vista offensivo, ha perso qualche tiro libero, 3 su 6, però giocatore 3 su 7, vedi la regione che ne ha sbagliati 4, 3 su 7 e aveva perso qualche tiro libero, ma giocatore importantissimo. Adesso Riccardo Pisano sbaglia la bomba ed è stato quello che ha tenuto in piedi la Dinamo nel momento più difficile del break del Sant'Orsola. È partito bene il Sant'Orsola in precedenza con Manca che avevano già perso prima con l'uno contro uno in post basso. Dinamo che rinizia a meno 6 in campo con Pisano, Piredda, Raffo, che come detto imprescindibile dal punto di vista emotivo per questa squadra. Ancora il gioco di end off da parte della squadra di Carlini, l'uno contro uno ritorna indietro, Pisano vuole attaccare Serra che non lo può tenere, uno contro uno Pisano si rifiuta il tiro, lo rifiuta ancora, lo dà a Pisano da 3 punti, importante, lo sbaglia, si lotta adesso, bravo Pisano a prendere il tempo sulla palla nella maniera giusta con la testa giusta, ma la palla l'ha tenuta Eva Raffo come sempre come sempre la palla l'ha tenuta Eva Raffo, la tocca Raffo che è giocatore. Poi i genitori diciamo che sono sempre anche il sale di queste partite, abbiamo visto il papà di Raffo che è quasi un ultras a sostenere ogni volta che tocca la palla Edoardo. Adesso la Dinamo sembra un pochettino più a livello di testa in partita, almeno dal punto di vista emotivo, anche di equilibrio. Dore, vediamo se si sblocca, uno contro uno, si arrabbia ancora Alessandro Dore per un fallo non fischiato. E dall'altra parte rientra bene ancora Raffo che va fino in fondo, uno sbaglia il layup, voleva anche lui il fallo e si arrabbia, ma secondo me non c'era fallo, aveva fatto una gran cosa ma ha sbagliato il layup. Dall'altra parte la gran cosa la fa De Sole che attacca Dore, più la fai arrabbiare, più cerchi di metterla sotto, più Sant'Orsola lotta con le unghie e con i denti, magari con più difficoltà. Piredda salta tantissimo, sbaglia, la Dinamo è sempre lì, rischiare di perdere la bussola o rischiare, sembrava essere partita col giusto approccio, adesso in un'azione o due rischia di perdere subito la bussola. Ma perché così è una squadra borderline, è proprio una squadra che va sempre sui cornicioni, non sai mai se cade giù o rimane su, proprio una cosa così tutto l'anno che in questa maniera qua, e poi Riccardo in questo momento qua che li tiene a galla. Questa è la realtà. Tra l'altro dopo 3 settimane di infortunio, comunque dopo un periodo di infortunio abbastanza importante, ha voluto esserci per questa partita. In questo momento, al di là del canestro sbagliato, Raffo e Pisano imprescindibili, Serra con un po' di lentezza nell'uno contro uno fatto bene, bella palla stavolta di Piredda per Pisano, voleva il fallo Carlini, ma adesso Riccardo Pisano non so quanti punti, ma è diventato, lo chiediamo all'applicazione di Pepe Mulas collegata con il tavolo, con il referto, bella iniziativa della federazione tra parentesi con questa applicazione che 15. Permette di seguire, 15° punto di Pisano. Adesso si arrabbia anche il Sant'Orsola e questa è una cosa che non deve commettere perché ha dominato la partita da questo punto di vista. Dore non si prende il tiro da 3 punti, lo scarico per Piredda, va su con il canestro, il fallo. Bravo Dore questa volta a non forzare ma a trovare il tiro ad alta percentuale di Piredda. La Dinamo in 1.5 minuti ha rimesso a posto quello che aveva disfatto in 15 minuti. Il problema qual è? Che nei prossimi 5 minuti potremmo andare sopra di 10 come potremmo andare sotto di 10, perché è questo il problema, che la Dinamo è una squadra emotiva, in questo momento qua ha il gas e fra 5 minuti potrebbe non essere più così. Forse dico una bestemmia, ma per questo tipo di squadra è più facile giocare contro il Ferrini o contro Sennori, che hanno grandissima concentrazione, non hanno niente da perdere e ci mettono quell'entusiasmo, quell'energia che serve a una squadra giovane che quando chiamata la tensione magari fa un po' più fatica. Adesso Raffo va dentro a testa bassa come un carro armato, sbaglia, Gianni Carta dall'altra parte attacca, fatto molto bene per il ricontro sorpasso
io rimango nella mia idea iniziale, se ti porti Sant'Orsola all'ultimo quarto, gli ultimi 5 minuti punto a punto, è più facile perderla che vincerla. Adesso la Dinamo deve staccarla, come è successo con quasi gli stessi giocatori in Under 19, la partita è stata questa cosa qua. Raffo sbaglia 2-3 tiri nonostante la grande prestazione dal punto di vista dell'energia, bravo Del Sole ad attaccare dall'altra parte. Adesso ci mette carattere anche De Sole e Sant'Orsola. Pisano uno contro uno, va fino in fondo, c'è il fallo sul palleggio, rimessa in zona d'attacco, terzo fallo di squadra da parte del Sant'Orsola. 3-0 in questo terzo quarto, 43-40, la Dinamo aveva sorpassato col tiro libero di Piredda, di Stefano Piredda, bravissimo De Sole che sta giocando un terzo quarto da protagonista, a riprendere per mano i suoi e a rispingere questa brutta palla di Dore intercettata da Gianni Carta che va fino in fondo, fallo di Nicola Pisano con Gianni Carta che sì, ha detto qualcosa qui va, se uno come Riccardo va faccia a faccia con Gianni Carta vuol dire che gli ha detto qualche cosa. Gesto antisportivo da parte di Gianni Carta che ha chiaramente trash talkato nei confronti dei giocatori della Dinamo, e Riccardo Pisano per farlo arrabbiare ci vuole davvero tanto. Abbiamo visto il gesto, bravo a rimanere tranquillo, ancora qualcosa da dire a Gianni Carta, ex della partita, ex compagno, ex di tante cose, quindi storie un pochettino tese anche con i compagni, gli ex compagni di squadra. Due tiri liberi, deve tirare giustamente il secondo. Tutto è nato dalle parole dette dopo il fallo subito dal 73 nei confronti dei suoi ex compagni. È andato con grande calma e flemma Riccardo Pisano. 45-40, adesso il Sant'Orsola ritorna a più 5 nel derby. Piredda nell'angolo per Raffo che vuole attaccare uno contro uno, bella palla per Pisano che sbaglia, Uleab da sotto, riprende Serra, adesso Carta ancora per lui, perde la possibilità del più 7 il Sant'Orsola che sembra aver ripreso l'inerzia della partita, e la Dinamo ancora con le braccia aperte, ancora con un po' di difficoltà emotiva. Adesso tutti vorrebbero aggrapparsi al numero 12 con la palla in mano. Adesso Dore dà una palla incredibile per Pisano che sbaglia un layup da sotto pazzesco, con un passaggio che era stato bellissimo da parte di Dore. Serra dall'altra parte a punire ogni errore della Dinamo, e Dinamo che si ritrova in un amen, coach ancora meno 7. Sì, perché come ti dicevo prima, io sono stato un uccello del malagurio, mi dispiace, ma è quello che vi ho detto prima. E poi magari fra 5 minuti siamo avanti di 10, perché questa è una squadra così, una squadra emotiva e va di alti e bassi, bisogna accettarlo. Infatti Antonio ha tutta la mia stima e tutta la mia comprensione, perché è una squadra così. Ed ora rompe l'8-0 del Sant'Orsola, che dopo che era finto sotto di 1 era andato avanti di 7. Dore con un canestro di assoluto talento, ma il primo della partita che lo ha sbloccato. Infatti la reazione è stata proprio di quello di dire finalmente ho messo un tiro. Piredda uno contro uno, cambia mano in area, sbaglia. Uno dei problemi che abbiamo. Il problema che abbiamo è che molto spesso siamo molto edonistici, cioè adesso il ragazzo poteva chiaramente Piredda andare su di mano destra, forzare con un destro di potenza, invece dobbiamo farla difficile, dobbiamo farla strana, e l'evidenza è questa qua. Pronti a rientrare Cabras e Biolchini proprio per Stefano Piredda e per Nicola Pisano che non è contentissimo del cambio. Però lo prendiamo come un gesto in questo caso di voglia di rimanere in campo, di aiutare i compagni, di essere comunque d'aiuto alla squadra. Rimane a più 4 Sant'Orsola, la bomba di Dore è fondamentale per spezzare l'8-0 del Sant'Orsola. Ritorna Pugioni, la notizia positiva per il Sant'Orsola che ha più 4 con Pugioni che non ha fatto un punto nel terzo quarto, e quindi questa è una gran notizia per un giocatore che se si accende poi dopo è a volte immarcabile. E la Dinamo fino a questo momento con Pisano su di lui prova ad aggrapparsi a Serra che è il secondo miglior marcatore della squadra.
4 punti in fila da parte di Serra, 4-9-4-3 con il Santoro sulla che torna più 6. Adesso Dore prova a sbloccarsi, alza la parabola forzandolo, gli entra di fortuna, ma questo è forzato da parte di Dore. Più 4 per la Dinamo, che prova a rimanere aggrappata in qualunque modo a Sant'Orsola per non farla scappare e poi dover rincorrere nell'ultimo quarto. Serra si prende il tiro in trans quasi agonistica, sbaglia Biolchini che rischia di perdere la palla perché stava guardando il compagno per servirlo. Pugioni con un tiro senza testa sbaglia. Adesso Pisano vuole equilibrio e vuole giocarla uno contro uno. Vediamo lo stagger preso da Biolchini, l'end-off, il gioco di consegnati, poi esce dalla doppia uscita Dore che non vuole prendersi tiro da tre punti, lo prende da due, più facile, lo sbaglia da tre punti dall'altra parte, sbaglia anche Biolchini che voleva anche lui il trash talking da parte di Carta, un fallo subito. Scanumanunta si prende anche lui il tiro da tre in transizione, Sant'Orso sta giocando un po' al contrario in questo momento e la Dinamo deve assolutamente cercare di rientrare adesso che la partita si gioca negli ultimi due minuti e mezzo del terzo quarto. Assolutamente sì, e che in questo momento qua anche Sant'Orsola manifesta quello che è una squadra che anche lei fatta di giocatori giovani. Cabras sbaglia un primo layup dopo il tiro a tre punti di Pisano, ma adesso la Dinamo è più presente a rimbalzo, più presente nelle palle vaganti. Anche se Raffo ha sbagliato due o tre tiri, però rimane sempre un pericolo costante per la difesa. Cabras se ne avvantaggia. Adesso Carta vuole giocare contro Biolchini, giocata di forza. Questo per me è azione di tiro, vediamo se danno la rimessa a fondo. Per me è azione continuata, avrebbe dovuto dare due tiri liberi l'arbitro, così non è. E c'è rimessa solo in zona d'attacco per il Sant'Orsola. Antonio adesso chiaramente mette un po' in panchina, che rientra dopo tre settimane di infortunio, per poi fargli fare gli ultimi 7-8 minuti. Giustissima la scelta di Antonio Carlini, anche perché non può fare 40 minuti a questo livello anche dopo tre settimane di infortunio, anche se sei un giocatore magari che si allena ad altri ritmi, con un altro atletismo come in Serie A. C'è ancora zona da parte di Carlini, vediamo Serra che pericolo numero uno in questo momento. 2-1, scusa, due tiri liberi perché l'azione ovviamente è in terzo tempo. Adesso Andrea Serra si sta caricando la squadra sulle spalle, due tiri in transizione di Pugioni e Scanumanunta è un po' forzati, lui adesso attaccando uno contro uno cercando di prendersi responsabilità nel momento più delicato della sua squadra. Assolutamente sì, ma Andrea chiaramente è un giocatore che ne ha visto tutti i colori, è un giocatore che fa fra Serie C e Serie D qua in Sardegna negli ultimi anni e quindi ha capito che doveva prendersi le sue responsabilità, perché chiaramente è Sant'Orsola adesso chiaramente un giocatore del 2008, due giocatori del 2004 in campo e giocatori del 2003, quindi è chiaro che lui deve essere il faro. Ancora avanti Sant'Orsola che non vuole mollare la presa, 5-1-4-7, Dore uno contro uno, attacca fino in fondo, decide di non usare più quel floater a campanella che non gli ha dato fortuna nel primo tempo, ma decide di andare fino in fondo dritto per dritto. 7 punti nel quarto di Dore, tutti importantissimi per la Dinamo. Adesso Serra da non lasciare col tiro a tre punti aperto, però sbagliato non di poco. Piredda tiene la palla bassa. E la rimessa è per la Dinamo, ma mai palleggiare con la testa bassa, Peppe, perché altrimenti diventa... Il problema però adesso è stato che i due ricevitori erano veramente liberi, ma erano troppo lontani da lui, quindi essendo troppo lontani lui non è riuscito a passargli la palla. L'apertura la doveva essere più vicina. Giocatori un po' pigri. Si arrabbia moltissimo Antonio Carlini con l'arbitro perché vuole i tocchi sulle manate, però... giocate d'energia da parte del Sant'Orsola che comunque è pressa, che comunque va sempre a disturbare l'apertura della transizione degli avversari e cerca di mettere in difficoltà la Dinamo. Però come vedi è una conversazione, sì, vuol dire, abbastanza civile. Pacata, civile, si stanno confrontando, chiaramente sicuramente la vedranno in una maniera opposta uno dall'altro, però si stanno confrontando. Penso che Antonio non sia assolutamente... È un ragazzo di grandissimo rispetto, di grandissima equilibrio, almeno comunque protesta, ma protesta in una maniera in cui
sicuramente un po' differente dal suo collega, ma con il, ripeto, con il massimo rispetto anche per il collega del Sant'Orso, ci mancherebbe. Dore adesso deve passare la metà campo, bravo a passarla prima che scadessero gli 8 secondi, vista che c'era la rimessa dalla zona di difesa. Dore, uno contro uno, cambio accettato da Serra, Dore li tira in faccia, però voleva servire Cabras, ma troppo lentamente Bergold per Gianni Carta, uno contro uno. Bonus speso e due tiri liberi per Gianni Carta, che potrà andare in lunetta. Adesso anche Gianni Carta nel terzo quarto diventa un fattore per il Sant'Orsola, che non avendo punti da Pugioni ha trovato in Serra, in De Sole all'inizio con il recupero, e adesso nell'ex, nel grande ex di giornata, delle risorse per rimanere avanti e portarsi quel vantaggio nell'ultimo quarto, dove la Dinamo comincerà ad essere sempre più un pochettino più in affanno per cercare di recuperare. Però anche Gianni Carta non è affidabilissimo su tiri liberi, e lo dimostra in questa situazione qua. Faccio una notazione che prima la lettura d'esperienza l'ha fatta il più piccolo in campo, sia come statura che come età, che è Jekusai, che però ha letto che il passaggio di Alessandro, che era chiaramente un passaggio un po' pigro. Lettura giusta, ma passaggio pigro. Adesso Dore esagera un pochettino nel prendersi immediatamente il tiro, sbaglia dall'altra parte anche Bergold, ognuno vuole il fallo adesso, anche quando sbaglia ovviamente ci tengono tutti a vincere la partita. Adesso Cabras si addormenta e concede il terzo tempo a Bergold dall'altra parte, però queste sono giocate che sono terribili dal punto di vista di squadra, perché Piredda è ancora lì che sta ancora guardando sull'azione precedente, e Usai guarda come difende uno contro uno. Piredda però lo attacca con grande volontà e li porta via la palla, nonostante che avesse tre falle. Bergold ha tre punti per fare male allo scadere, però Sant'Orso la chiude avanti di 4, ancora con energia, ancora con voglia. La Dinamo prova a rientrare, ma non riesce ad avere ancora quel passo per superare gli avversari. No, ma la notizia positiva per noi della Torres è che in realtà abbiamo rosicchiato un punto in questo quarto. Poi per il resto è stata come una partita schizofrenica, frenetica, non so quali altri aggettivi trovare. Ma è una partita dove i giocatori chiaramente anche adesso si stanno in panchina innervosendo, sono lì che diciamo che emotivamente stanno sentendo moltissimo la partita. 40-39 era stato il vantaggio della Dinamo, poi 8-0 del Sant'Orsola, che poi ha chiuso 5-3-4-9. Pubblicità. You've got dreams, might even be something big. Imagine what you could do with the right solutions. Secured against evolving threats, and set up to make the right decisions faster. At Acrisure, we help protect and grow everything you've worked so hard to build. We are the brightest people using the best of technology. We are an extraordinary advantage for you. We are Acrisure. Rieccoci per gli ultimi 10 minuti
di gara 1 dei quarti di finale playoff di Serie C tra Dinamo, Seth Torres Academy e Sant'Orsola. Derby alla palestra Luca Simoli alla Bunker, 4-9-5-3 per il Sant'Orsola, che dopo il 12-8 iniziale della Dinamo, che aveva sorpassato 40-39 nel terzo quarto, è sempre stata in vantaggio anche con 11 punti di lunghezza. Carta prova ad attaccare Biolchini uno contro uno, lo sposta l'uno contro uno di forza con i suoi mezzi atletici pazzeschi, ma sbaglia l'uno contro uno dall'altra parte di Biolchini, che forza, bravo Cabras a prendere la palla, però la porta bassa, la toccano tutti fino a questo momento, male anche Cabras da numero 5, vuole attaccare adesso Sant'Orsola con più tranquillità. Ancora Giacusa in campo, molti minuti di qualità sicuramente per un 2008 con quella taglia, con quell'altezza, sicuramente il suo lo fa, e lo fa anche bene. Lo fa bene perché è un giocatore intelligente, perché è un giocatore che è sempre presente a se stesso, e chiaramente è una cosa rarissima per un ragazzo di 15 anni. 2008 sono 15 anni. Genitori sono qua sotto. Assolutamente sì, anche perché di solito chi non è baciato magari dalla taglia, dal talento o dalle capacità atletiche, spesso anche quell'intelligenza in più. Adesso sbaglia Serra, un altro tiro importante. Adesso la Dinamo, primo minuto senza canestri, adesso deve provare a rientrare definitivamente in questa partita. Raffo, il gioco di end off per Pisano, che vuole attaccare uno contro uno, però si palleggia sul piede, un po' stanco Riccardo Pisano, che si vede che è stato 3 settimane infortunato. Scano Manunta, questo è un gran canestro andando fino in fondo in transizione. 4 rotti motrici, esatto. Si è portato appresso tutto e tutti, alla fine ha rallentato e ha trovato un canestro facile. Ancora più 6 per il Sant'Orsola, fallo di Usai. Jack Usai ha questa capacità di voler forzare tutti quanti i blocchi, questa volta qua probabilmente le ha forzato un po' troppo il blocco, però il suo allenatore l'ha contento, gli ha detto bravo bravo, e il suo allenatore fa benissimo, perché ha fatto molto bene lui a fare quello che ha fatto. Gran canestro di Biolchini, che finta il tiro da 3 punti e va uno contro uno con il palleggio, stessa mano, stesso piede, fatto molto bene da Biolchini, una giocata di intelligenza in un momento importante. Carta lo va a attaccare ancora in post basso uno contro uno, lo vuole buttare giù come un trattore, Usai con una bomba importantissima, eccola qua, la bomba di Jack Usai, classe 2008, e Sant'Orsola più 7, se te la porti dietro poi dopo diventa molto più dura. Ancora Cabras, che però segna con il canestro nel momento più difficile, uno non dei migliori in campo, tira fuori una giocata molto importante con Pisano, con Biolchini, con giocatori un po' più di esperienza della squadra che provano a prendere per mano i compagni, anche se il Sant'Orsola ha veramente la garra, la voglia di vincerla questa partita. Assolutamente sì, poi Matteo è un ragazzo che ha questi problemi qua sugli appoggi, li ha sempre avuti, però ha stazze, centimetri che in questo campionato qua dovrebbero incidere un po' di più. Carta forse con infrazioni di passi di partenza, alza il gomito, si arrabbiano un po' tutti. Scano Manunta con uno contro uno fino in fondo a subire 2 tiri liberi, 2 tiri liberi per Scano Manunta. Però io onestamente non sono neanche d'accordo con le parole dell'allenatore, che dice ogni volta che entri in campo ti provocano, però sei tu che alzi il gomito, non gli avversari. Quindi insomma è un po' borderline, ripeto, con la massima neutralità da tutte e due le parti, però se il tuo allenatore dice che ti provocano, tu alzi il gomito, diventa un po' difficile. Adesso errore sul secondo tiro libero, però si vede che c'è ovviamente tensione e voglia di rivalsa da parte di Gianni Carta, ci mancherebbe. Pisano con il fallo canestro da parte di Riccardo Pisano. Adesso ogni possesso, coach, è una finale playoff. Assolutamente sì, e anche perché è proprio un derby, quindi non sarà la finale, ma mettiamola così, è la finale di Sassari questa. Ok, quindi le squadre la sentono in maniera particolare.
terza contro sesta, esce Raffo stanchissimo, rientra Pisano, va addirittura con Pisano da 4 e con Cabras da 5 con due lunghi Antonio Carlini. Vediamo se è una scelta che potrebbe pagare a livello di rimbalzi, a livello di presenza sotto i tabelloni. Pisano mette anche il tiro libero, giocata importantissima del meno 3 dopo che la bomba di Usai aveva riportato più 7. Zona ancora, vediamo con i due lunghi, con Biolchini sotto nella linea insieme a Nicola Pisano e a Cabras. Esce Jack Usai che ha fatto riposare Pugioni e tutti i tifosi del Sant'Orsola ovviamente in tribuna. Grandi applausi per Jack Usai, bravissimo, classe 2008. Adesso ancora Zona per la Dinamo, Serra dalla punta, attacca uno contro uno, scarico per Scanu Manunta che alza la parabola, gran canestro di Scanu Manunta che sta mettendo canestri importanti in questo ultimo quarto. Abbiamo visto prima la rasoiata a tutto campo, Pisano che attacca uno contro uno, il fallo, e questo è già il quarto fallo di squadra e bonus speso a 7 minuti dalla fine. E quindi alla prossima ogni fallo saranno due tiri liberi per la Seth Torres Dynamo Academy, che invece può spendere ancora 3 falli. Pisano uno contro uno, va di fisico cadendo indietro, alza la parabola corto, si buttano tutti, bravissimo stavolta a prenderlo Cabras ancora che sta salendo di tono nella partita, due giocate di pura energia di Cabras. Pireda bravissimo per Pisano e meno 3 ancora per la Dinamo, 6 minuti e mezzo, adesso si fa la partita, adesso si entra nella zona di massima tensione. Abbiamo detto che la Dinamo non avrebbe dovuto portarsi Sant'Orsola, ma Sant'Orsola è bravissimo a sempre rimanere davanti e a fare anche la bomba con Bergold del più 6. Ogni volta che arrivi lì ti ricacciano indietro e quindi brava il Sant'Orsola fino a questo momento. Pisano nell'angolo per Biolchini, bomba importantissima di Yuri Biolchini. Adesso però la partita è diventata bella, perché bomba su bomba, una partita onestamente un po' bruttina nel primo tempo, adesso sta diventando una partita gradevole e piacevole. E come avevamo detto, ovviamente se Sant'Orsola te lo porti dietro poi è capace anche di fare questo tipo di giocate. Due bombe di Bergold, protagonisti diversi, Scanu Manunta, Bergold, Jack Usai, Serra prima, e quando Pugioni non segna un canestro nel... ancora Biocchini per rispondere da tre punti, importante! Se la Dinamo dovesse mai vincere questa partita, coach, Yuri Biocchini diventa l'eroe assoluto della partita. Anche perché ti dico una cosa, analizzando i precedenti della partita, proprio in situazioni precedenti, avevamo qualche dubbio sul fatto che Yuri queste partite in qualche maniera precedentemente le abbia un po' bucate. Quindi oggi è importante per lui e per noi capire che lui invece questa partita qua non la sta bucando. Anche perché avrebbero potuto ammazzare chiunque le bombe di Bergold, e comunque la striscia del Sant'Orsola che ha giocato fino a questo momento un grande ultimo quarto. Ancora Biolchini a tre punti per pareggiare, questa era storta ma ci poteva stare. Però adesso ovviamente Sant'Orsola gioca con i tre punti di vantaggio. Vediamo Pugioni come si costruisce il tiro, questo è un gran canestro, palleggia resto e tiro di Stefano Pugioni, bellissimo da vedere, elegante, con grande meccanica di rilascio, bravissimo a costruirsi il più 5. Pisano per Piredda che vuole attaccare uno contro uno, lo scarico ancora per Biolchini che è on fire, riesce però questa piazzata, due errori di fila. Pugioni vuole attaccare, tiene uno contro uno Piredda, Bergold da non lasciare da solo per il tiro a tre punti, e il Sant'Orsola segna. Sant'Orsola segna dai più 7. Più 8. Con tre bombe di Bergold di fila, con il canestro di Pugioni, 3 su 3 da 3 punti, con Biocchini che ha risposto a 2 e poi ha sbagliato le altre 2, e Sant'Orsola in modo micidiale ha messo
il più 8 con 72 punti segnati a 4 e mezzo dalla fine. Sì, sicuramente adesso la partita è veramente in salita per quanto riguarda la Torres, e chiaramente sono curioso di vedere che scelte faremo per poter risalire la china. Indubbiamente in questo momento qua la zona ci ha dato, però in questo momento qua, in situazione di transizione difensiva, abbiamo un attimino bucato certe situazioni lasciando dei loro tiratori aperti, che è troppo facile. Sì, con la Dinamo che segna in stagione 78 punti di media, ne subisce 75, Sant'Orso la 7-6, ne subisce 7-2, la Dinamo sotto il par a 64, ma soprattutto la strisciata nell'ultimo quarto da parte del Sant'Orso, le tre bombe di Bergolt, il canestro di Pugioni con grande talento, uno contro uno palleggiare questo tiro fatto benissimo, e la Dinamo che a parte i tiri costruiti tra l'altro molto bene anche per Biolchini, e un paio di iniziative di Cabras a rimbalzo tenendo viva il pallone, non è riuscito. Adesso ovviamente tante responsabilità anche per Pisano in panchina, Dore che non ha più visto il campo dopo ovviamente quei 7 punti nel terzo quarto, poi Antonio è andato con Pisano, per adesso Raffo, l'altro Pisano, Biolchini che coach avversario che chiama nostro, giustamente di voglia, di intensità, costringono a pestare la riga e comunque a un passaggio un po' sporco, e palla riconquistata da Sant'Orsola che fino a questo momento ha avuto una marcia in più. Anche Sant'Orsola comunque, come tu hai notato, è vero, Fancellù è stato un fattore inizio ed è sempre così, però dopo alla fine anche loro gli piace giocare a 5 piccoli e quindi stanno giocando con Serra da 5. Rimette anche Dore Carlini, si arrabbia Pisano perché è stato un po' chiamato a come si dice di personalità, l'arbitro donna, a guardare malissimo Pisano e dirle prova a rispondere ancora e prova ad alzare la mano ancora un'altra volta. Allora devo raccontare una storia, io l'ho allenata l'arbitro donna, la conosco molto bene e ha molta personalità, quindi da questo si punto vede. Di vista qua sono d'accordo con lei, perché tra l'altro Riccardo è un ragazzo bravissimo, però in questo caso ha rischiato e lei è stata bravissima a dire fallo, l'ho fischiato in ritardo ma era fallo, e adesso ce l'ha rimessa in zona d'attacco un po' richiesta e lei ha detto no, guarda che l'avevo visto il fallo, non è assolutamente stata richiesta. Tra l'altro non è più rientrato Guia, che aveva fatto una, esatto, proprio per quel motivo che dicevi di voler giocare con i piccoli. Io se sono il coach magari del Sant'Orso la penso di togliere Gianni Carta gli ultimi 3 minuti, ma non tanto, ma proprio per non dare alibi alla Dinamo di poter magari emotivamente con qualche gesto, con qualche magari scontro, diverbio, rischiare di rimetterli in partita, ma di avere più controllo, più lucidità. Vediamo Pisano contro Serra, uno contro uno, non c'è fallo, si arrabbia Nicola Pisano, ma il modo più sbagliato per arrabbiarsi in questo caso, anche perché avevamo tiratori aperti sul lato debole e la palla là doveva andare a essere sul lato debole sui nostri tiratori. Giori, questo era fallo subito. Dice di no. Dice di no l'arbitro, che ha chiesto anche il consulto con la sua collega. Assolutamente sì. O fischi flopping, o fischi rimessa per il Sant'Orsola. Se ha simulato magari fischi flopping, se invece ha toccato. Infatti l'arbitro ha segnalato la panchina del Sant'Orsola che la prossima sarà tecnico e ha dato l'avviso, il classico avviso. Pisano con un gran canestro del meno 6. La Dinamo deve crederci perché 6 punti in 3 minuti non sono pochi, ma non sono neanche tantissimi. Ci si può provare assolutamente. Serra la palla nelle mani dei più esperti, Pugioni e Serra che giocano il pick and roll. Pisano lo spinge, la Dinamo deve farli da spendere. Pugioni va fino in fondo, gran serpentina, ma canestro sbagliato di un non nulla. Ultimo richiamo, poi vengo da te Peppe. Si va da Pisano sul cambio.
attacca Pisano e segna, dicevi, di Puggioni. Oh, Puggioni esperto nel 2005. Sì, nel senso che 18 punti di media, uno dei giocatori più importanti, esatto. Hai ragione, 19 anni, e quello invece ne ha 20 di anni, ma mette la quarta bomba dell'ultimo quarto e quinta in partita. Altro grandissimo canestro di Bergol da tre punti. Gianni Carta va tutto campo, ci è rimasto solo Odore, Serra che sbaglia il layup e commette il fallo e regala due tiri liberi. Questa è l'ultima possibilità forse, coach, per la Dinamo, dal meno 9 al più 7 con i due tiri liberi, cioè al meno 7 con i due tiri. Esatto, esatto, se adesso facciamo 2 su 2 abbiamo ancora una piccola chance di portare a casa questa partita qua, o di provare a portarla a casa chiaramente. Bravissimo Bergolt, perché 4 bombe in un quarto, però è anche ovviamente sempre merito, ma anche demerito della difesa, perché 4 bombe aperte, o comunque quando tu ne segni 1 a 2 alla terza o alla quarta comunque faccio tirare un altro. Esatto, il problema è stato che qua non si sono accoppiati, ma sono troppo nervosi per poter fare delle letture che adesso sono banali, perché chiaramente pericolo pubblico numero uno è lui. Puggioni, Bergolt, Gianni Carta, Serra che poi è andato in panchina, sbaglia il secondo Stefano Piredda, Scanu Manunta, quintetto bassissimo per il Sant'Orsola che vuole ovviamente avere il controllo. Puggioni, Scanu Manunta con una partenza solo di fisico, sbaglia un tiro galleggiando in aria, meno 6 adesso. Questo è quasi, ha rischiato quasi l'antisportivo. Lui l'ha cercato qua Riccardo, che è anche lui un 2005, ma ha fatto una giocata d'esperienza, perché proprio ha cercato un fallo per poter in qualche maniera andare a tirare due tiri liberi. E Antonio che si lamenta con i suoi giocatori, che gli dice questo non è il momento di parlare, giustamente è il momento, sì, di giocare. Perché siamo al 39esimo, esatto. La partita, siamo dopo. Alla fine, ne parliamo dopo, esatto. A parlare parliamo dopo. Due tiri liberi per Pisano, se la Dinamo dovesse mai rientrare in questa partita, il canestro sbagliato da solo da Serra 3 contro 1 col fallo commesso in bonus peserà tantissimo. Adesso invece a due tiri liberi a 1.43 per tornare a meno 4, c'è Dora in campo con Nicola Pisano, con Stefano Piredda, con Raffo che è rientrato ovviamente per cercare di avere il massimo dividendo possibile a rimbalzo sulle palle vaganti. Quintetto molto basso anche per il Sant'Orsola, che ha Gianni Carta in pratica da 5 con Bergolt, Scanu Manunta, Puggioni. Come noi abbiamo Raffo, no, abbiamo per ancora Nicola Pisano, no? Possiamo... Nicola Pisano da 5, Raffo da 4. Siamo più detto normale. Esatto. E sono anche tiri liberi, i coach diventano assolutamente un fattore, ne ha persi qualcuno le squadre durante la partita, però nel finale ovviamente pesano triplo. Assolutamente sì, pesano triplo. Vediamo se Riccardo farà 2 su 2, che è il motivo per cui ha cercato il fallo. Dovrebbero avere due timeout tutte e due le squadre. La palla è toccata da Raffo. La Dinamo ha perso due tiri liberi prima in precedenza con Stefano Piredda, adesso con Pisano. Ancora meno 5, ancora più 5 per il Sant'Orsola. Vuole pressare, chiama a gioco pugno dalla panchina il coach Sant'Orsola. Bergolt contro Piredda che ha gambe per tenerlo l'uno contro uno, vogliono far partire Puggioni dall'angolo, Gianni Carta con la bomba che può far male, è la bomba dell'ex che guarda la panchina della Dinamo in segno di sfida. Dore con un canestro importante, ma Gianni Carta ha messo una bomba guardando tutta la panchina della Dinamo. Adesso si va a raddoppiare, palla recuperata da Nicola Pisano che va dall'altra parte, non so se chiamano timeout. 1.08 meno 4, Gianni Carta, adesso la Dinamo può commettere anche un fallo e fallo in attacco di Gianni Carta che va un po' fuori giri dopo aver messo la bomba che sembrava aver chiuso la partita. Adesso la Dinamo ha ancora una possibilità, timeout Dinamo, coach, da chi vai e cosa che gioco fai? No, timeout penso Sant'Orsola.
però sì sì, palla sicuramente, quarto fallo di Gianni Carta, time out per noi e torniamo più 4 Sant'Orsola a 1:03. Durante la Settimana Santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione di riti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua. Conto Banco di Sardegna Online. Approfitta della promo. Apri subito il conto online. Più facile, più veloce. Da oggi puoi scegliere. Inquadra e apri il conto. Banco di Sardegna. Passa a Tiscal Immobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 € al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Eccoci, ultimo minuto 0-3, palla in mano alla Dinamo che da meno 8 con la bomba di Carta sembrava aver perso, è ritornata a meno 4 con la palla rubata a 55 secondi, fine a bomba di Dore, sbagliata importante, il gioco chiamato da Carlini apposta per la bomba di Dore, non assolutamente eseguita bene, ma purtroppo non è andata a segno. Ezio Sant'Orso gli ultimi 14 secondi, Carta ancora per si va da Pugioni, ultimi 5 secondi, adesso non deve commettere fallo la Dinamo, Pugioni si prende col piede, tiro a 3 allo scadere, sbagliato, bella difesa della Dinamo, Raffo va in contropiede, si torna al fallo di Pugioni a più 4. Bisogna vedere se poi sarà un fallo speso bene o speso male, perché sono 22 secondi e Raffo deve fare 2 su 2. E poi noi abbiamo, però poi il problema nostro è che abbiamo dei falli di squadra, quindi in teoria non possiamo mandare in lunetta, dobbiamo recuperare il pallone in ogni caso. Raffo segna un primo tiro libero importantissimo, la Dinamo però ha solo 2 falli di squadra e quindi dovrà commetterne. Se lo chiamano minuto anche. Esatto, 22 secondi. Dove portare la palla? 22 secondi, segna secondo Raffo, rientra Serra, non c'è time out da parte del coach del Sant'Orsola che se ne vuole tenere ancora solo ancora uno per il finale, c'è il più 2, però 2 falli che la Dinamo non potrà mandare lunetta, Pisano la recupera e l'altro Pisano la perde, incredibile, la recupera ancora, questo forse infrazione di 8 secondi, Serra devono fare fallo, 9 secondi più 2, la Dinamo aveva recuperato 2 volte la palla, forse è un problema perché non siamo in bonus, quindi abbiamo da fare altri 2 falli per poi... Forse l'infrazione di 8 secondi per passare la metà campo, però adesso la Dinamo deve commettere almeno altri 2 falli oppure cercare di rubarla sulla rimessa. Fallo, è appena partito il cronometro, 8 secondi e mezzo, adesso al prossimo si andrà a tirare, ma il tempo scorre e il bonus in questo caso non ha aiutato. Rimessa di Pugioni, 8 secondi e mezzo, 7-8, 7-6, Sant'Orsola, ancora per Serra, bisogna far fallo. Il fallo arriva solo a 4 secondi e 1. E questa è una cosa molto strana. Volevano il piede fuori i giocatori della Dinamo, però devi assolutamente commettere fallo. Adesso Pugioni con il 2 su 2 ha chiuso la partita. Perché Carlini ha ancora un time out sicuramente, però se sbaglia il secondo apposta, se segna il primo bisogna vedere, se segna 2 su 2 la partita è finita. Se segna 2 su 2 la partita è finita. E quindi? Quindi bisogna vedere se fa il primo, fa il secondo, la situazione è abbastanza aperta ancora, diciamo che non è chiusa. 2 su 2 è chiusa? No, 2 su 2 è chiusa. 2 su 2 è chiusa, 1 su 2 mini speranza, però devi fare poi tutto il campo in 4 secondi con il rimbalzo. No, la
la situazione potrebbe essere quella chiaramente di fare sbagliare il primo, fare il secondo minuto, porti la palla qua e c'è la bomba, e c'è la bomba. Questa è la situazione ideale. Però deve sbagliare assolutamente il primo Pugioni, che invece ha la grande match point nelle mani del miglior marcatore del Sant'Orsola. Gli esce il primo. Occhio anche ai falli a rimbalzo, ovviamente, che possono contare. Pugioni con il secondo, importantissimo, lo segna. Time out. E ovviamente adesso Dore, Biolchini, Riccardo Pisano per il tiro da tre punti. 4 secondi e 1. Time out di Carlini. Time out anche per noi, volante. Passa a Tiscal Immobile. 120 giga, minuti illimitati e 100 sms a soli 7,99 euro al mese. E la spedizione della SIM è gratis. Chiama il 130. Risposte che cerchi possiamo trovarle insieme. Con Cyber Family Reale ti protegge in caso di furto di identità e truffe online. Prima della sottoscrizione, leggere le condizioni e set informativo su realemutua.it. Tu più Reale Mutua, your next level. Eccoci, 4 secondi e 1, ultima disperata rimessa per la Dinamo sotto di 3. Sef Torres Dinamo Academy con il timeout di coach Carlini. 7-6, 7-9, ovviamente chiede di rimettere la palla nella metà campo d'attacco. Puoi scegliere con le nuove regole se rimetterla dalla propria metà campo o dalla metà campo d'attacco. Esce Dore sicuramente dallo stagger di Riccardo Pisano per prendere e tirare dalla punta, secondo me, o per prendere e tirare dall'angolo in allontanamento. Invece il blocco per Pisano. Dore in allontanamento, si prende il tiro da 8 metri, Dore sbaglia, rimbalzo di Raffo che segna sulla sirena. Vince il Sant'Orsola di 1 con la bomba di Dore che poteva portare la partita all'overtime. Si dispera Pisano, non è 77 ma secondo me è 78, ma cambia poco perché 1-0 non c'è differenza canestri e quindi vince una bellissima partita meritatamente il Sant'Orsola con le 4 bombe di Bergolt nell'ultimo quarto, con il palleggio resto tiro di Pugioni, con la bomba di Gianni Carta che sembrava averla chiusa. Onestamente il Sant'Orsola merita di portare a casa gara 1, è stata in vantaggio quasi tutta la partita e è stata più fredda, è stata sempre avanti e quindi complimenti a Sant'Orsola che vince meritatamente gara 1. Assolutamente sì, i playoff sono questi, ci sono due partite per rifarsi. Grazie a Directa Sport per la produzione, da Dinamo TV, da Paolo Citrini e Peppe Mulas è tutto, grazie per averci seguito, ci rivediamo ovviamente dopo per Trento Dinamo alle 20:30. Durante la Settimana Santa, l'isola si avvolge di mistero nella tradizione di riti tramandati, di generazione in generazione. Scoprite la magia che precede la Pasqua.